Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sul caso migranti in Abruzzo. I 16 risultanti positivi nella struttura di accoglienza di Gissi hanno rinfocolato la polemica politica sulla redistribuzione di coloro che sbarcano dall'Africa sulle coste italiane. Questa mattina c'è stato anche un vertice in prefettura a Chieti per fare il punto della situazione su quanto sta accadendo proprio a Gissi. Il sindaco ha chiesto il trasferimento dei migranti in un'altra struttura. Vediamo il servizio. Monta la protesta del governo regionale abruzzese nei confronti del Ministero dell'Interno e più in generale della politica di accoglienza dei migranti dell'esecutivo Conte. I casi di Moscufo prima, dove sono risultati positivi al Covid-19 7 migranti su 50 accolti nel CAS, e di Gissi poi, dove ieri i migranti positivi sono stati 16 tra i 50 accolti nell'ex hotel Santa Lucia, scatenano la polemica nei confronti della gestione dei flussi e della redistribuzione sul territorio nazionale di coloro che dall'Africa subsahariana approdano sulle coste italiane. Sia il presidente della giunta regionale Marsilio che l'assessore alla sanità Verì criticano senza mezzi termini il governo nazionale per quello che definiscono un atteggiamento da irresponsabili. Sotto accusa anche il fatto che al momento dello sbarco non vengano effettuati i tamponi ma solo i test sierologici. Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri rimarca la posizione della maggioranza di centrodestra. 17 a Moscou, 16 a Gissi, 3 l'altro giorno altrove in un'altra cassa, insomma, cioè comprenderete che la popolazione non comprende questo fatto, e aggravare l'ulteriore preoccupazione che si possa di nuovo rimuovere il virus in maniera contagiosa non fa bene a nessuno. Intanto questa mattina nella prefettura di Chieti si è svolto un vertice per fare il punto della situazione rispetto ai contagi registrati tra i migranti ospitati a Gissi. Il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, non nasconde il proprio disappunto per quanto accaduto, anche se, così come è accaduto a Moscufo e a Pettorano sul Gizio, i migranti sono isolati e controllati dalle forze dell'ordine. I sindaci hanno il polso della situazione, conoscono le realtà locali sicuramente più del prefetto, più del governo nazionale. In realtà noi non veniamo minimamente presi in considerazione e fungiamo solo da parafulmini poi nei confronti della cittadinanza, che ovviamente poi si scaglia nei nostri confronti, come se noi avessimo partecipato fattivamente al trasferimento di questi ragazzi. Sentiamo cosa dice il prefetto, io gli manifesterò di nuovo tutto il mio disappunto sulla gestione della vicenda e chiederò il trasferimento degli ospiti della struttura presso altre strutture più idonee a garantire la sicurezza in questo periodo di quarantena. A Moscufo, intanto, buona notizia, perché i tamponi effettuati sui 6 operatori del centro di accoglienza sono risultati negativi. Restiamo su questo argomento perché la commissione consigliare speciale del Consiglio regionale che riguarda proprio il fenomeno immigratorio e il lavoro sommerso è stata convocata in seduta straordinaria urgente per venerdì 7 di agosto alle ore 10 presso l'aula consigliare del Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila per l'audizione dei sindaci di L'Aquila, Civita d'Antino, Canistro, Gissi, Civitella del Tronto e Moscufo in merito alla gestione degli immigrati presso i CAS abruzzesi. La convocazione segue la polemica sollevata anche dagli amministratori che si sono detti, lo avete sentito, lasciati soli nella gestione sul territorio di questa problematica, e dunque vedremo che cosa accadrà nel corso della audizione dei sindaci. Anche di questo ha parlato il sindaco di Civita d'Antino nell'intervista che andremo ad ascoltare tra poco. C'è chiaramente preoccupazione anche lì per questi contagi tra i migranti. Sentiamo. I migranti sono arrivati di notte, sono arrivati, e quindi 20, circa 20 presso la struttura di Civita d'Antino, 15 presso quella di Canistro. Questa mattina, come dicevi, appunto, ho ricevuto la convocazione per l'audizione in commissione consiliare. Queste persone, migranti, sono qui a Civita d'Antino dal 2015, noi abbiamo fatto al tempo tutte le verifiche del caso, la struttura è una struttura ricettiva convertita in centro di accoglienza, con
tutte le autorizzazioni ASL e quant'altro. Superiamo comunque quello che è il limite dell'accoglienza di questa struttura e questo noi dobbiamo verificarlo. La preoccupazione soprattutto in questo momento è naturale, motivata da un'emergenza sanitaria in corso. Io personalmente mi sento di dover tutelare la popolazione ma non ho gli strumenti per farlo. Noi abbiamo visto che in altri paesi, anche dell'Abruzzo, ci sono stati casi di persone positive al coronavirus, per cui non possiamo correre questo rischio. Io dico che non ho bisogno di passerelle perché io sono sindaco in carica da 9 anni, per cui non ho bisogno di passerelle, non ho bisogno di farmi vedere. Se sto facendo quello che sto facendo è per tutelare, ripeto, i cittadini, anche me stessa, perché comunque si parla di salute, si parla di emergenza sanitaria. Cambiamo argomento adesso. La Guardia di Finanza ha scoperto 2 soggetti economici nel settore della distribuzione di carburante che hanno evaso 18 milioni di euro sull'IVA. 56 denunciati e sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro. Il servizio di Giuseppe Dintino. IVA evasa per 18 milioni di euro, questo è il segreto di 2 società che vendevano carburante a prezzi eccezionalmente bassi. La Guardia di Finanza avrebbe notato che alcuni distributori praticavano al pubblico prezzi particolarmente concorrenziali, persino più bassi di quelli all'ingrosso. Così il via alle indagini, tramite cui sono state scoperte 29 società fittizie che solo su carta acquistavano il carburante dal grossista per poi destinarlo invece che all'estero alle imprese pescaresi. Il sistema permetteva così di evadere quasi completamente il 22% di IVA sul costo del carburante. 56 le persone denunciate per dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture false. La Guardia di Finanza ha sequestrato 25 immobili per un valore complessivo di oltre 6 milioni, quote societarie per circa 2 milioni e conti correnti con circa 3 milioni e mezzo. Questi presunti profitti ricavati da oltre 5 anni di concorrenza illecita. Un'operazione importante in un settore importante, in un territorio importante come la provincia di Pescara. È un'operazione che ci ha consentito, partendo dall'esecuzione di 2 verifiche fiscali, di risalire nella filiera delle forniture di carburanti a 2 società operanti nel pescarese di una ingente quantità di carburante, parliamo di 8.000 tonnellate di carburante negli ultimi 5 anni, vendute a prezzi direi concorrenziali ma slealmente concorrenziali, poiché i prezzi bassi erano determinati sostanzialmente dalla frode che si era posta in essere grazie a innumerevoli cartiere, ben 29 ne abbiamo individuate, grazie alle quali c'è stata un'evasione IVA di 18 milioni di euro, che è esattamente ciò che ha consentito la pratica di prezzi concorrenziali che ha messo fuori mercato molti operatori sul territorio pescarese. Ed ora apriamo la nostra finestra all'esterno, ci occupiamo dei dati sulle acque di balneazione e lo facciamo andando in diretta con Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio. A te Giuseppe. Buon pomeriggio, sì, siamo a Pescara, qui sulla spiaggia dello stabilimento balneare Alcione, dove questa mattina c'è stata una conferenza stampa dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, e siamo qui col direttore generale Maurizio Dionisio. Buonasera. Che ringrazio subito per essere qui con noi. Allora, parliamo di balneabilità, la prima notizia è che quest'anno sulla costa abruzzese, a parte ovviamente ad esempio alle foci dei fiumi o lì dove per legge non è consentito fare il bagno, non c'è nessun divieto di balneazione. L'ultimo rilevamento, quindi gli ultimi prelievi, sono stati effettuati il 3 agosto. È per noi questa l'azione di monitoraggio centrale della intera estate abruzzese. I primi giorni di agosto sono forse tra i più importanti per determinare la balneazione. E ancora una volta il mare di Pescara e dell'Abruzzo, tranne qualche piccola, minuscola eccezione, è un mare pulitissimo. E questo traguardo per lei come mai è stato raggiunto rispetto allo scorso anno? Questa domanda fatta negli scorsi mesi avrei risposto sicuramente che era stato il lockdown, quindi la pandemia, il venir meno dell'azione antropica a determinare la chiarificazione delle acque. Oggi, anche a distanza di mesi dalla ripresa delle attività in pieno della filiera produttiva e degli uomini, continua questo mare ad essere pulito. Noi quindi riteniamo e auspichiamo
che possa essere il frutto di un miglioramento delle capacità depurative degli scarichi fognari dei singoli comuni e comunque di azioni più virtuose, perché se è vero che l'ARTA è ente di controllo, se l'ARTA è il termometro dell'ambiente, è anche vero che dispensiamo, laddove ci venga richiesto, consigli e buone pratiche. Quindi sono stati fondamentali anche gli investimenti, oltre al periodo di lockdown, che magari appunto ponendo uno stop alle industrie e via discorrendo, però fondamentali gli investimenti delle società acquedottistiche, ad esempio. È fondamentale, quello che viene analizzato nel mare è ciò che l'uomo in realtà produce e getta nel mare, quindi diventa fondamentale pensare che tutti gli scarichi possano essere depurati a regola d'arte. Quindi questa è una notizia sicuramente positiva. Prima di lasciare la parola a Alfredo Primante da studio, vorrei tornare su una questione, quella dei disastri ambientali che purtroppo affliggono la nostra regione, uno su tutti, quello di Bussi, delle discariche scoperte anni fa nella zona di Bussi, Piano d'Orta, Bolognano. Sì. Continuano queste a influire sulla qualità dell'acqua abruzzese? Guardi, sull'acqua probabilmente necessitano ancora degli studi. Quello che le posso dire è che l'attività di monitoraggio su Bussi, che è un sito di interesse nazionale, è costante e continua. Noi abbiamo un intero reparto di uomini, di chimici, di biologi che sono concentrati solo sul sito di Bussi e abbiamo recepito in tal senso le indicazioni forti che derivano dal vicepresidente della giunta regionale e quindi dall'assessore all'ambiente Emanuele Imprudente, così come dal presidente della regione Marco Marsilio, che ha posto particolare interesse alla questione di Bussi. Alfredo, linea a te. Sì, chiaramente buon pomeriggio al direttore dell'ARTA. La prima domanda, restando sui dati di balneazione, riguarda più che altro una considerazione e un'informazione per quanti ci ascoltano e magari sono turisti e non sono nemmeno della nostra regione, perché voi pubblicate sul vostro sito, anche tramite un'applicazione se non ricordo male, i dati delle analisi, e dunque anche questo è un servizio che viene offerto a chi poi frequenta le spiagge, così? È così, e le dico che è un servizio talmente così puntuale che attraverso l'accesso al nostro portale è possibile anche localizzare il proprio stabilimento balneare, quindi quello che la famiglia sceglie in quella determinata giornata per poter andare a effettuare attività di balneazione, quindi il bagno ed altro. È possibile identificare lo stabilimento e sapere in tempo reale qual è la qualità dell'acqua di balneazione che troverà in quel sito. L'altra domanda, spostandoci dal mare ai monti, purtroppo non è una domanda piacevole, perché parliamo del maxi incendio dell'Aquila. La pioggia ha dato una mano a quanti lavoravano per spegnere i roghi, 800 ettari in fumo. ARTA anche qui è stata impegnata nelle analisi della qualità dell'aria. Lei tocca un tasto particolarmente dolente per me, che sono aquilano e quindi ho vissuto con una particolare enfasi e preoccupazione quello che stava accadendo in questi giorni nella mia città, nel capoluogo di regione. Una grandissima tragedia. I boschi che stanno a ridosso dell'Aquila, che venivano divorati dalle fiamme. Noi abbiamo subito posto massima attenzione alle nostre stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, rilevando dei picchi di benzene come frutto della combustione della lignina, ovvero di un polimero della corteccia e del tronco degli alberi. Queste notizie sono state comunicate immediatamente al sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, per le determinazioni del caso conseguenti. Ma c'è stato anche un innalzamento del particolato, ovvero del PM10, perché sulle autovetture di L'Aquila ci sono adesso purtroppo due dita di fuliggine. Massima attenzione, ma la natura ci sta aiutando attraverso degli spostamenti aerei, delle masse ventose, e grazie a Dio alla pioggia che è riuscita a spegnere l'incendio e a battere le micropolveri. L'ordinanza del sindaco dell'Aquila che fa divieto di accesso alla zona è ancora in vigore, anche perché si sta lavorando per spegnere gli ultimi focolai. La mia ultima domanda su questo argomento a lei è: che consiglio dobbiamo dare alla popolazione per cercare, insomma, di limitare le problematiche connesse a questi incendi?
nella immediatezza della fase più cruenta dell'incendio, attraverso i nostri chimici abbiamo consigliato di tenere chiuse le finestre. Io mi rendo conto che quando la temperatura è di 30-32 gradi sia difficile adempiere a questo semplice consiglio, purtuttavia l'inalazione di questi composti avrebbe potuto determinare dei problemi per la salute. Grazie a Dio il vento ha mitigato questo effetto e quindi la popolazione può ritenersi, a mio avviso, più tranquillizzata e tranquilla. Giuseppe, per la conclusione del collegamento. In conclusione, dalla spiaggia di Pescara io tornerei sul tema mare, perché sulla cui salute i sindaci hanno ben poco potere, possono fare poco, diciamo che la responsabilità è in primis della Regione Abruzzo. Cosa può fare la Regione per continuare su questo trend positivo? Implementare tutti i servizi, ad esempio, che fanno capo all'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Noi siamo un ente dotato di autonomia, ma in realtà noi siamo il braccio operativo della Regione e dell'Assessorato all'Ambiente. Quando parlo di implementazione parlo qualsiasi aiuto, qualsiasi aumento delle nostre capacità di monitoraggio hanno una ricaduta sul territorio in termini di salute della cittadinanza. Anche questo la Regione può fare nei nostri confronti e nei confronti dell'interesse di tutti i cittadini dell'ambiente. Grazie Maurizio Dionisio, grazie a voi. Direttore generale dell'ARTA, da Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e cambiamo argomento, parliamo adesso della situazione delle scuole, lo facciamo andando a Teramo dove in mattinata, nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, c'è stato un presidio di Rifondazione Comunista per richiamare l'attenzione proprio sulla situazione delle scuole all'interno del cratere sismico del 2016. Mancherebbero anche un centinaio di aule per far ripartire le lezioni nel post-Covid. Sapete, non si possono più fare le cosiddette classi pollaio. Sentiamo. Questa mattina Rifondazione Comunista è in piazza a Teramo con un presidio di fronte a un ex istituto scolastico che è stato abbandonato, l'Ipsia Marino di Teramo. È un edificio che esattamente 3 anni fa veniva dichiarato inagibile dalla provincia di Teramo perché non adeguato agli indici sismici di vulnerabilità. E quindi da allora questo edificio è rimasto chiuso, abbandonato al suo destino, ed è uno dei tanti esempi purtroppo dell'abbandono degli edifici scolastici che ci sono stati qui in provincia di Teramo. Sono tante le scuole chiuse e abbandonate al loro destino e nulla è stato fatto finora né per la ricostruzione di queste scuole né chiaramente per il miglioramento degli edifici. Ci troviamo oggi a fare i conti con una situazione molto grave. Secondo i dirigenti scolastici e i sindaci della provincia di Teramo mancherebbero per settembre 200 aule. Secondo la provincia se ne parla di un centinaio, quindi c'è il problema reale che a settembre mancano aule scolastiche e quindi c'è un problema relativo ai posti per gli studenti, c'è il problema delle classi pollaio che noi denunciamo da anni, quindi del sovraffollamento. È chiaro che adesso con gli effetti della pandemia tutto dovrà cambiare, quindi non sarà più possibile ammassare gli studenti all'interno delle aule per garantire il giusto distanziamento sociale degli stessi. Per questo motivo Rifondazione Comunista chiede innanzitutto che vengano rivisti i parametri delle aule, quindi che ogni studente abbia a disposizione almeno 3 metri quadrati e che le aule, le classi abbiano un numero massimo di 15 alunni. Poi siamo in piazza per denunciare il fatto che proprio mentre ci sarebbe bisogno di un grande piano per l'edilizia scolastica, per mettere a norma gli edifici, per costruire scuole nuove e sicure, il Parlamento con un voto quasi unanime pochi giorni fa, grazie ai voti del PD e di LeU da una parte e delle destre della Lega e di Fratelli d'Italia, Forza Italia dall'altra, ha regalato ben 300 milioni di euro alle scuole private e paritarie. E questo secondo noi è un fatto molto grave che denota due problemi. Il primo, ancora una volta viene calpestata la nostra Costituzione. L'altro aspetto è quello che è necessario oggi più che mai ricostruire una sinistra alternativa ai poli esistenti, quindi alternativa anche a questo centrosinistra che fa le stesse politiche del centrodestra, e quindi siamo in piazza per dimostrare che in Italia la sinistra c'è e non è quella che sta al governo purtroppo.
E per chiudere l'argomento scuole, prima di passare al prossimo servizio, c'è una notizia di poco fa battuta dall'ANSA, perché il ministro dell'istruzione Azzolina ha firmato l'ordinanza che aumenta l'organico nelle scuole, 50.000 posti in più fra docenti e personale ATA, con priorità, dice Azzolina, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Adesso andiamo avanti, ci spostiamo a Penne, consegnato questa mattina presso il reparto di medicina dell'ospedale San Massimo un nuovo ecografo portatile. Continuano così gli atti di riconoscenza da parte dei cittadini e delle imprese del territorio verso l'ospedale che ha affrontato nei mesi scorsi la dura battaglia contro il Covid-19. Il servizio di Vestina News. Un nuovo ecografo è stato consegnato questa mattina al reparto di medicina interna dell'ospedale San Massimo di Penne da Vestina Gas e Luce, uno dei principali operatori e gestori di metano ed energia elettrica in area Vestina. L'ecografo portatile consentirà l'assistenza del degente presso il proprio letto, evitando lo spostamento negli ambulatori diagnostici dei pazienti che versano in condizioni di gravità. Il macchinario riveste inoltre ulteriore importanza per contrastare nel modo più efficace possibile la diffusione del Covid-19. Evitando gli spostamenti e il contatto tra soggetti deboli all'interno delle strutture sanitarie. Continuano così gli atti di donazione a sostegno dei sanitari e del presidio ospedaliero dell'area Vestina, duramente colpito dalla forza del Covid-19. Sì, come ho già avuto modo di dire, ripeto, io credo che ognuno di noi professionisti della sanità debba essere messo in condizione di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di avere quelle dotazioni strumentali e non solo strumentali che gli permettono di fare questo, cioè di dare tutto quello che può dare. In fin dei conti gli utenti di questo hanno bisogno, che noi gli diamo tutto, però ovviamente per andare in bicicletta ci vuole la bicicletta. Allora, come voi sapete, l'ecografia è una metodica non invasiva che ci permette di fare tante cose, sia dal punto di vista diagnostico che anche dal punto di vista terapeutico. Tra l'altro l'ecografia si fa dappertutto, le nostre peculiarità, noi non facciamo l'ecografia né meglio né di più degli altri. Quello che facciamo di diverso dagli altri è l'ecografia interventistica, cioè utilizzare l'apparecchio come un supporto per poter accedere ad organi ed apparati del paziente attraverso aghi ed altri sistemi. Questo apparecchio ci permetterà di fare queste attività sia di diagnostica che di terapia ecoassistita anche al letto del paziente, quindi su pazienti via via sempre più critici e su pazienti a cui noi potremo dare lo stesso servizio con un minor discomfort, perché non li dovremo mettere sulla barella, portare qui eccetera eccetera eccetera. Adesso siamo allo sport, calcio di Serie B in primo piano, in attesa di conoscere l'esito del ricorso del Trapani presso il CONI. Nel play-out tra Pescara e Perugia otterrà la salvezza chi farà un gol in più nel doppio confronto. Per gli Umbri non sarà possibile centrare l'obiettivo col doppio pareggio sulla base di una modifica fatta al regolamento un paio di stagioni fa. Il punto con Andrea Costantini. Un occhio alla sentenza di domani al Collegio di Garanzia del CONI, un altro alla preparazione del doppio confronto play-out con il Perugia. Non è facile, ma Andrea Sottile e i suoi calciatori provano a isolarsi e a lavorare su 180 minuti che valgono una stagione, anche se il rischio c'è, piccolo o grande che sia, che il Pescara possa non disputare lo spareggio. Se si dovesse giocare, ecco che c'è un particolare regolamentare non di poco conto che va incontro al Delfino. Da un paio di stagioni è stata portata una modifica al regolamento di finale play-off e play-out, per cui se due squadre terminano il campionato a pari punti, sono previsti, in caso di parità di gol nel doppio confronto, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Perugia e Pescara hanno chiuso il campionato appaiate a quota 45, per questo, essendo gli Umbri davanti per il vantaggio negli scontri diretti, potranno sì giocare il return match al Curi, ma non potranno puntare sul doppio pareggio. Anche il Perugia, come il Pescara, deve vincere
vincere almeno una delle due partite per salvarsi e non è possibile rifugiarsi in una condotta prudente per speculare sui pareggi. Senza dimenticare che la mancanza di pubblico toglie una buona parte del peso specifico al fattore campo. Insomma, le due squadre partiranno sostanzialmente alla pari, così come alla pari sono anche nell'umore e nelle aspettative disilluse dei rispettivi ambienti. Due squadre partite con ben altre ambizioni, campionato di vertice per il Perugia, per il Pescara un campionato da zona playoff, anche se il primo tecnico stagionale Zauri predicava prudenza rispetto alle mire più alte del presidente Sebastiani. Sta di fatto che entrambe, dopo un girone d'andata accettabile, sono crollate nel girone di ritorno ed ora fanno i conti con uno spareggio che manderà una delle due all'inferno. Il Perugia ha un potenziale offensivo notevole, ma arriva agli spareggi dilaniato da una guida tecnica sfiduciata, con Massimo Oddo esonerato per la seconda volta dopo la sconfitta di Venezia, ma rimesso in sella solo perché il presidente Santopadre non ha trovato accordi con nessuno, benché sia stato vicinissimo a Novellino. Oddo, il grande ex, già silurato alla fine del girone d'andata, ma l'avvento di Cosmi ha peggiorato le cose. E poi il difensore Rajkovic, che ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto. Perugia, che ora cerca tranquillità nel ritiro di Cascia, meno polemiche interne, ma morale sotto i tacchi in casa Pescara. Il finale di stagione è stato molto negativo e va cancellata la delusione per la salvezza sfuggita a un minuto dal 90° della gara di Verona. A Sottile il compito di ricaricare i suoi e recuperare Pucciarelli. All'ex Chievo e a Galano si chiedono i gol per mantenere in B il Pescara, ricorso del Trapani permettendo. Lasciamo la B adesso, restiamo al calcio, andiamo in Lega Pro. Se il presidente del Teramo, Iachini, ieri ha sciolto i dubbi confermando di voler procedere all'iscrizione al prossimo campionato, inoltrando la domanda, resta in piedi un'altra grana per il diavolo, quella relativa al contenzioso ancora aperto con più di 10 calciatori per il pagamento degli stipendi relativi ai mesi dell'emergenza pandemica. Per tutelare i propri interessi, il club ha consegnato l'incarico a Mattia Grassani, noto avvocato in materia sportiva. La mancanza di un accordo diretto fra società e calciatori potrà essere risolta in sede di collegio arbitrale con una rideterminazione o meno dell'importo degli stipendi da pagare. Andiamo avanti, ora la Serie D si conferma attivissima, la matricola Castelnuovo che ha messo a segno un colpo a sensazione con la firma dell'esperto centrocampista Massimo Loviso. Il notaresco invece puntella l'attacco con gli innesti di Mancini e Marchionni. Vediamo il servizio. Un vero e proprio colpo a sensazione quello messo a segno ieri dal Castelnuovo, che ha firmato l'esperto centrocampista Massimo Loviso. 58 partite in Serie A con Bologna e Livorno, 141 in Serie B, quasi 180 in C. Un pedigree dunque di assoluto livello per un giocatore che per qualità ed esperienza sarà la punta di diamante dell'ambiziosa matricola guidata da Guido Di Fabio e che medita riscatto dopo la stagione in C col Rende, chiusa con la retrocessione, ma avendo segnato il gol della vittoria e della speranza nel play-out d'andata col Picerno, che poi ha ribaltato il risultato al ritorno. L'arrivo di Loviso compensa la partenza del centrocampista Filippo Forò. Tesserati anche alcuni under come i centrocampisti Filippo Pincelli, classe 2001, dalla Berretti del Teramo, e Luca Ciarrocchi, classe 2002, dal Santomero. Per l'attacco tesserato all'esterno classe 2000 Gianluca Sbordone, cresciuto nella Juventus con due stagioni in D alle spalle, a Mantova e a Chieri. Dopo alcuni raduni per check-up preparatori, il Castelnuovo si ritroverà nel proprio stadio dopodomani, 7 agosto, per dare il via libera alla preparazione. Anche se tra i club di Serie D c'è ancora incertezza dettata dall'assenza di un protocollo per le squadre appartenenti alla LND, essendo oneroso e difficilmente realizzabile quello per le squadre professionistiche. Così dovrebbe radunarsi subito dopo Ferragosto, condizionale d'obbligo, il notaresco di Massimo Epifani, il presidente Salvatore Di Giovanni e il DS Paolo D'Ercole. Intanto hanno puntellato l'attacco dopo i colpi grossi Dos Santos e Banegas. Sono stati tesserati gli esterni Andrea Mancini, classe 96, ex Teramo, Pineto e Francavilla, lo scorso anno in Liguria, a Ligorna, sempre in D, e Lorenzo Marchionni, classe 94, marchigiano di Grottazzolina, ex Monte Giorgio e Fabriano, con esperienze in C a Modena e Gubbio. Giorni dedicati a importanti conferme in casa Pineto. Resta in biancazzurro il centravanti Simone Tomassini, tornato a Pineto lo
lo scorso anno dopo 6 mesi a Matelica, difesa blindata con le permanenze del capitano Alfonso Pepe e del terzino Riccardo Della Quercia, in un reparto che già si giova dell'innesto di Davide Salvatori. A proposito di difensori, l'ex capitano Marco Pomante, appesi gli scarpini al chiodo, quest'anno sarà il nuovo allenatore della Juniores Pinetese. Prende il posto di Alessandro Del Gallo. Chi non resta a Pineto è il portiere Remo Amadio, che ha firmato per il Giulianova. È il primo acquisto per la società del presidente Bartolini, che tuttavia è in forte ritardo per l'allestimento della rosa. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.